Ciao a tutti e bentornati a Incarto, il laboratorio creativo per il gruppo Ci vediamo in biblioteca. Il progetto di oggi è una cartolina app pasquale con sorpresa. Cominciamo? Il progetto di oggi abbiamo bisogno di due fogli, meglio se cartoncini. Bianchi o colorati, non ha importanza. Io vi mostrerò il procedimento sul cartoncino, poi sta a voi adattare al supporto che avete a disposizione. Oltre ai fogli, abbiamo bisogno della colla, delle forbici, matita, gomma, colori di ogni tipo, un bellissimo pennarello. Prendiamo il nostro foglio, lo pieghiamo a metà, poi prendiamo un pastello o una matita, però più bello con un pastello, e disegniamo la forma di un uovo. Più o meno così. Se non riuscite a realizzare la mano libera, vi metto a disposizione un file PDF che potrete scaricare nel post. Allora, per ottenere il risultato sperato, disegniamo l'uovo su una parte, però quando andiamo a ritagliarlo, ritagliamo anche l'altro foglio, quindi usciranno due uova uguali, perché il foglio è piegato. Quindi andremo a tagliare sia questa parte che questa parte. Quindi quando prenderete le forbici andrete a tagliare entrambi i fogli. Così. Una volta ritagliate le due parti, le sovrapponiamo perfettamente, almeno cerchiamo di essere più precisi possibile, e sempre con un pennarello, un pastello, una matita andiamo a disegnarci la rottura. Allora, una volta tagliati a metà entrambi i gusci, mi raccomando, fate in modo che siano sovrapposti perfettamente. Prendiamo l'altro foglio e lo tagliamo a metà e abbozziamo o disegniamo su questo un pulcino. Una volta abbozzato il nostro pulcino, potete notare che oltre al nostro pulcino abbiamo un prolungamento più o meno 6,5 cm per 5, che dopo vedremo a cosa ci servirà. Allora, nel file PDF che vi allegherò nel post, oltre alla sagoma dell'uovo troverete anche la sagoma del pulcino. Ho ottenuto il nostro pulcino, ritagliato dal foglio. Continuiamo ad utilizzare lo stesso foglio per ottenere una striscia larga quanto lo stesso, più o meno di 2,5 cm. Proseguiamo il nostro progetto prendendo il pulcino e prendendo le misure più o meno di dove andrà posizionato, quindi qui prendiamo la nostra matita e tracciamo i bordi dell'uovo. Una volta ottenuta questa traccia, prendiamo l'uovo e andiamo a cospargere la colla. Io userò la colla vinilica perché fa più presa, insomma, è più resistente rispetto a quella stick. Però se avete la stick potete utilizzare anche quella.
Stessa cosa va fatta girando dall'altro senso. Però in questo caso su tutto l'uovo, quindi anche dei bordi superiori. Asciugata la parte superiore e dobbiamo incollare la parte inferiore, però tenendo conto dei margini di quella superiore e dei punti dove mettere la colla, cioè questa parte fino a qui, lasciando libero cioè questa parte e anche da questa parte. Si incollerà solo questa parte senza il pulcino. Quindi procediamo con cospargere la colla. Un po' di pazienza in modo da far aderire e far asciugare la colla. Ci occupiamo del nostro pulcino che potremmo decorare colorandolo di giallo per cominciare, sia da un lato che dall'altro. Una volta colorato da un lato e dall'altro, passiamo a fare gli occhietti, quindi ci serve il nero. Potrebbe essere un'idea. Prendete la parte superiore e la inserite in quella inferiore, che nel frattempo è diventata una taschina. In questo modo. Questo è il risultato. Una volta inserita la parte superiore in quella inferiore, prendiamo la striscia di cartoncino che abbiamo ritagliato in precedenza, quella più o meno 2,5 cm, e una volta cosparsa la colla, la fissiamo alla base che fuoriesce dalla parte inferiore, prima da un lato, facendo attenzione a non attaccare altro. Poi una volta prima di attaccarla la pieghiamo a metà e una volta attaccata la parte inferiore attacchiamo anche quella superiore, sempre della stessa fascia.
aspettiamo che asciughi. Allora, queste due, le parti in eccesso, diciamo, queste qui, le ritagliamo in modo che da far scorrere questa parte del foglio, quindi le possiamo anche eliminare. Una volta eliminate queste parti, pieghiamo la stecca di prima, la striscia, nel punto in cui abbiamo tracciato il limite. Una volta piegata, il risultato dovrebbe essere questo. Possiamo completare con l'aggiunta di altri particolari. Allora, questo sarà il risultato finale. Ovviamente potete decorare come meglio volete, con tutti i tipi di colori, va bene tutto. Questo è il risultato. Spero che il progetto di oggi vi sia piaciuto e arrivederci al prossimo video. Ciao!